affetto. È nato ad Ottaviano il 10 dicembre del 1941. Sì. Esatto. Lei attualmente è detenuto nel carcere di? Adesso sto appoggiato qui a Carino, va. Ho capito. Senta, signor Cutolo, lei ha sentito la lettura dei capi di imputazione che abbiamo fatto l'altra volta. Sì. Quindi è al corrente delle imputazioni che le vengono mosse. Cioè, si tratta in sostanza dell'omicidio del signor Vincenzo Casillo, no? E del ferimento del signor Mario Cutolo. Come? Lei è già stato interrogato più volte. Che cosa può dire a proposito di questo omicidio? E sono stato interrogato per questo, perché ho tanti processi che non mi ricordo comunque. Sembra dal giudice Galassa. Sono... Va bene, prendo atto che alcuni testi mi accusano di essere il mandante dell'omicidio di Enzo Casillo. Non so nulla di tale omicidio. Da quanto mi è stato riferito da un mio coimputato nel corso della celebrazione di un processo, non ricordo il nome di tale imputato, la morte di Casillo fu causata da un incidente. Non ho mai avuto contrasti con Enzo Casillo. Nel gennaio del 1983, quando avvenne la morte di Casillo, io mi trovavo isolato nel carcere di Nuoro. A quell'epoca non mi era consentito neanche di leggere i giornali. Voglio aggiungere che ero legatissimo a Casillo, come peraltro a Mario Cuomo, al quale ultimo voglio tuttora bene come un figlio. Sì, va bene, sì. Questa è una prima dichiarazione che lei ha reso al giudice istruttore dottor Galasso. Poi in atti ci sono altre sue dichiarazioni rilasciate al pretore di Porto Torres, che io le leggo. Mi protesto innocente dei reati di cui mi si accusa. Lei aveva appena ricevuto il mandato di cattura per questo episodio. Sì. Casillo era un carissimo amico d'infanzia, Mario Cuomo voglio bene più della mia stessa vita. Inoltre in quel periodo mi trovavo in isolamento a Badu e Carros, dove ricevevo i giornali addirittura sottoposti a censura, nel senso che mi arrivavano depurati degli articoli che parlavano della campagna. Ciò è avvenuto per circa 2 anni e fino a circa 20 giorni prima dell'omicidio Casillo. L'isolamento era totale, non era possibile infrangerlo neppure con i sistemi illegali, vedevo solo gli agenti di custodia. Riconosco di essere capo della nuova camorra organizzata, che tuttavia non è un'organizzazione criminale ma un mio ideale, nel senso che io ho sempre fatto del bene per alleviare la miseria che esiste in Campania. Lei mi contesta che alcuni pentiti sostengono che io sia il mandante dell'omicidio Casillo perché si dice che Casillo fosse diventato troppo potente e avesse commesso delle scorrettezze nei miei confronti, soprattutto con riguardo ad un affare relativo agli interessi della nuova camorra a Roma. Nego decisamente che ciò sia avvenuto, perché Casillo era un gentiluomo, una persona onestissima, e non mi avrebbe mai fatto una scortesia. Era anche ricco di famiglia e non aveva alcun bisogno di fare queste cose. In realtà mi si accusa ingiustamente, e tutto il castello di accusa trova la sua origine nell'episodio del sequestro Cirillo, del quale mi sono interessato quando sono intervenuto per la sua liberazione su insistenza e richiesta dello stesso Casillo, il quale è venuto a trovarmi in carcere 2 o 3 volte con vari personaggi. Non è vero che io lo abbia ricevuto nella mia cella, i nostri colloqui sono avvenuti in direzione con rispetto della procedura, o meglio, avvenivano nella stanza del direttore, il quale usciva lasciandomela a disposizione, dove io ricevevo il Casillo che in quel periodo era stato raggiunto da un mandato di cattura. Credo che dovesse scontare 6 o 7 mesi e perciò era latitante. È venuto 2 o 3 volte con personaggi di cui non conosco il nome. Questi infatti si presentavano con nomi falsi e a conoscenza della loro identità è il Ministero di Grazia e Giustizia che autorizzava i colloqui. E chi di dovere, che deve rilevare l'identità di questi personaggi. Pandico non ha mai conosciuto Casillo. Il ruolo di Pandico era limitato alla redazione di circa 200 lettere dattiloscritte che io indirizzavo in risposta a tanta pavore gente che chiedeva aiuti o lavoro. Ho conosciuto Pandico a Poggio Reale.
Successivamente fu trasferito a Lecce, da dove continuò a scrivermi 2 o 3 lettere. Poi l'ho incontrato ad Ascoli, dove lui, incontrandomi nell'ora d'aria, mi disse: ti ringrazio di avermi fatto picchiare. Aveva infatti delle ecchimosi sul volto. Io gli ho risposto che non avevo mai dato un ordine simile e in seguito a questo episodio i nostri rapporti divennero più buoni e quando lui passò alla mia sezione lo impiegai per scrivere le lettere di cui ho parlato. Se Pandico fosse stato un mio amico intimo, come lui dice, io fin dai tempi della latitanza ed anche dal carcere lo avrei aiutato economicamente con tanti altri, cioè come tanti altri. Michele Zatter era mio amico, era un grande contrabbandiere che dava da lavorare a tanta gente. Fra me e lui non ci sono stati screzi, escludo che abbia avuto paura di essere ucciso da me e che Casillo abbia avuto qualche ruolo nelle trattative fra me e Zazza. Michele Zazza non ha mai avuto e non ha paura di nessuno. Ho avuto il colloquio con la mia allora fidanzata, con l'autorizzazione del giudice Carignotta dopo la morte del Casillo. Ho saputo dell'omicidio Casillo dalla televisione e dai giornali, perché in quei giorni dal carcere della Sinara, dove ero stato tenuto in isolamento totale, sono stato trasferito a Badu e Carros, dove i giudici Franco Ionta e Gabriella Marinelli, l'uno napoletano trasferito a Roma, come appreso dai giornali, l'altra figlia di un avvocato, credo, all'epoca rispettivamente sostituto procuratore e giudice istruttore, dopo avermi interrogato hanno disposto che i giornali mi venissero consegnati con il testo integrale. La televisione l'ho trovata direttamente in camera. Durante svariati processi ho sempre chiesto ad amici che ho incontrato la verità sulla morte di Casillo. Tutti mi hanno detto che era stato un incidente. Io più di tutti voglio conoscere la verità. Contestato all'imputato che Casillo era un uomo esperto ed attento, rispondo: è stato un incidente e forse la causa, in qualche ragione d'amore, voglio dire che Casillo era un donnaiolo e qualche distrazione capitava anche a lui. Giuseppe Puga, detto O Giappone, l'ho conosciuto a Poggio Reale ed è mio amico, mentre Scotti l'ho conosciuto di nome e l'ho visto in televisione. Escludo ogni responsabilità di Puca in ordine all'omicidio Casillo. Nego che Casillo si sia interessato degli affari di Michele Zatta, il quale non mi risulta si occupasse di estorsioni o di stupefacenti. Non conosco Incarnato e l'ho identificato al processo di Santa Maria Capapete. Chiedo di essere posto a confronto con tutti i pentiti che mi accusano. Tutti i pentiti che mi accusano, mi calunniano e offendono la memoria di Casillo. Non sono attendibili e sono manovrati. Pandico poi, in particolare, è uno capace di qualunque cosa, perché soffre di mania di protagonismo. Anche la morte della madre va spiegata con questa logica. Personalmente non mi stupirei se fosse stato lui stesso a farla uccidere. Comunque questo omicidio è un'infamia. Chiunque l'abbia fatto, perché è più infame delle accuse che Pandico fa alla povera gente. Del resto Pandico, già tanti anni fa, quando ci trovavamo ad Ascoli, espresse la volontà di uccidere la madre perché la riteneva responsabile di una condanna a 30 anni del suo padrino, certo Della Pietra. In quell'occasione gli dissi che avrebbe fatto meglio a perdonare. Queste dichiarazioni, ce ne sono delle altre. No, Presidente, non credo che passi così, perché non mi ricordavo proprio. Quindi lei ha sentito quello che ho detto. Lei si ricorda di aver rilasciato queste dichiarazioni a questi personaggi e quindi lei conferma integralmente queste dichiarazioni. Ha altro da aggiungere? Sì, Presidente, desidero dirgli, io sono in carcere da 26 anni. Ultimamente ho preso qualche 10 ergastoli, no? Quindi la mia vita deve finire in carcere. Però non desidero pagare per la morte dell'amico mio più caro. No? Ripeto, tutti mi hanno detto che è stato un incidente. Se poi è un omicidio, dovresti domandare a un certo apparato dello Stato che gli ha rilasciato la tessera dei servizi segreti ed benché latitante entrava in tutte le carceri italiane. Però tutti mi hanno detto che è stato un incidente. Va bene, ci sono domande? Nessuna, grazie.
Va bene, signor Cucco. Signor Presidente, perché ci sono tanti pentiti, le chiedo scusa. C'è quel pentito d'amico che dice che sa tutto di tutto, meraviglia non va a chiamare. Va bene, tutte quelle che saranno le evenienze processuali di necessità. Dunque, lei si chiama Puca Giuseppe, sì. Esatto? È nato a Sant'Antimo il 1 giugno del 1955. Oh, lei adesso è libero? Dunque, lei, non so se l'altra volta era presente, ha sentito lettura dei capi di imputazione, comunque sa di che cosa è accusato in questo processo? Dica sì, perché... Sì, sì, ho detto. Benissimo. Oh, che cosa ha da dire a proposito dell'omicidio Casillo? Lei sa che lei è accusato di essere l'esecutore materiale, sì, dell'omicidio Casillo? Sì, io ho poche cose da dire e quindi vorrei riprovare riguardo dell'esecutore. Delle? Riguardo dell'esecutore di questo, sì, che sia l'esecutore materiale di questo fatto. Dico, se io sarebbe stato l'esecutore, dovrei essere l'esecutore di Casillo. Mentre usare tante marchingegne per uccidere Casillo, noi ci frequentavamo spesso, quindi sarebbe stato molto più facile per vedere diversamente di come è stato fatto. Cioè lei sostiene che aveva altre occasioni per uccidere Casillo, sì, se lo avesse voluto? Sì. Va bene, quindi lei respinge ogni addebito. Sì. Dove si trovava lei nel momento in cui Casillo saltava per aria? Io con precisione non ricordo, però stavo giù verso una zona di, cioè, Casetta, no, Napoli, non ricordo con precisione. Non stava a Roma? No. Vuole che le do lettura delle sue dichiarazioni che sono state rese in istruttoria davanti al giudice dottor Galasso? Sì, grazie. Dunque, non mi risulta che alcuni mi chiamino anche... Dunque... È vero che vengo chiamato dalle persone che mi conoscono Giappone, sì, questo è vero, sì, no? Non mi ricordo e non mi risulta che alcuni mi chiamino anche Geppino, non conosco alcuno dei miei coimputati, non conosco Vincenzo Casillo, ma quindi lei non conosce nemmeno Cutolo? No, siamo riconosciuti a Poggio Reale. L'ha conosciuto a Poggio Reale, ok. Prendo atto che nell'agenda telefonica del Casillo è stato rinvenuto il mio numero telefonico. Sì. Lei quindi con Casillo, sì, avevate rapporto? Sì. Credo che ciò sia avvenuto perché nel 1978-79 ho aperto un negozio di abbigliamento a Sant'Antimo e comprai alcune partite di jeans in una fabbrica di San Giuseppe Vesuviano dal socio del Casillo di cui non ricordo il nome. Il negozio lo gestivo insieme col mio socio, Perfetto Antonio. Non conosco neanche Cuomo Mario. Sì. Prendo atto che vi sono delle lettere rinvenute presso Casillo Vincenzo dalle quali mi risultano i miei stretti contatti con detto Casillo e con Cuomo Mario. Non conosco Vaiano Raffaele, che risulta essere il mittente di due di queste lettere. Prendo atto del contenuto della lettera scritta dal Vaiano Raffaele indirizzata a Rosetta Cutolo e indicata a foglio 26 del rapporto della Questura di Napoli del 12 maggio del 1983 di cui la signoria vostra mi ha dato integrale lettura. Non sono io il Giapp di cui si parla nella lettera. Non conosco Cuomo Mario né Paglia Eugenio. Prendo altresì atto della seconda lettera che la signoria vostra mi mostra indirizzata a Casillo Vincenzo e ribadisco che non sono io il Giapp di cui si parla nella lettera. Prendo altresì atto del contenuto della lettera indicata a foglio 36 del rapporto indicato indirizzata al chiarissimo Geppi e spedita da Natale Antonio. Non sono io il Geppi di cui si parla nella lettera, non conosco Natale Antonio. Non so di quali armi si parli nella lettera, non so nulla della raccomandazione per un concorso a vigile urbano. Prendo atto del tenore delle telefonate intercettate sull'utenza della Di Maio Antonietta il 3 febbraio dell'83 e il 4 febbraio 83. Non sono io la persona che accompagnò il Casillo presso il garage del Desiderio a ritirare una borsa.
Lei non è mai stato insieme a Casillo a ritirare una borsa presso il garage di un certo Desiderio? No. In quel periodo non stavo a Roma, stavo a casa di mia madre, ricoverato per una malattia di fegato. In quel periodo non sono mai venuto a Roma. In tale periodo mia moglie non era incinta, anzi mia moglie non può avere figli. L'ultimo figlio che ho avuto è una bambina che ha 4 anni. Non conosco Casella Mario, né Desiderio Raffaele. Non sono mai stato nella autofficina di Via Veio 51. Non so cosa siano le tonde di cui si parla nella telefonata, né chi siano i super specialisti di cui parla sempre nella stessa telefonata Rosetta Cutolo. Non so chi sia la direttrice, non conosco Sonnino Carolina. Dei miei coimputati conosco solo Rosetta Cutolo, che non vedo dal 1978 e che conobbi quando veniva a fare i colloqui con il fratello a Poggio Reale. Non conosco nessun altro degli imputati indicati nel mandato di cattura. A Roma non vengo dal 1980. Lei conferma queste dichiarazioni? Sì. Ha qualche altra cosa da aggiungere? No. Esistono altri due interrogatori, uno del 19 di aprile dell'85, sì, e uno del 30 maggio al dottor Galasso. In cui esatto, ha parzialmente modificato questa dichiarazione. Dunque, lei poi è stato successivamente interrogato il 19 aprile del 1985 dal dottor Galasso e ha dichiarato: prendo atto degli elementi a mio carico derivanti dalle dichiarazioni di Leonardo Francesco, Pandico Giuseppe, Incarnato Mario e Starace Ciro, di cui la signoria vostra mi dà lettura. Non conosco tali persone, respingo le accuse che mi si muovono di essere l'autore dell'omicidio di Vincenzo Casillo. Ho conosciuto Vincenzo Casillo per ragioni di commercio, di articoli di abbigliamento, non ho mai incontrato il Casillo a Roma. A Roma venivo saltuariamente. Non mi ricordo se nel periodo gennaio-febbraio 83, durante la mia latitanza, sono venuto a Roma. Pasquale Scotti lo conosco di nome, non ricordo se l'ho mai incontrato di persona. Non so se tra il Casillo e Cutolo Raffaele vi fossero contrasti. Escludo di essere io la persona che nelle telefonate viene indicata come Giappone, o meglio, che è stata identificata dalla polizia come Giappone, la quale risulta aver accompagnato il Casillo a ritirare una borsa contenente delle bombe nel garage del Desiderio. Fui arrestato a Lecce insieme a Petito Costantino e Di Domenico Vincenzo. Non so per quali reati furono arrestati il Petito e il Di Domenico. Io fui arrestato su mandato di cattura dell'autorità giudiziaria di Napoli. È stato interrogato ancora il 30 maggio del 1985 e mi sembra che questo sia l'ultimo verbale. E lei ha detto: confermo le dichiarazioni già rese, respingo l'addebito, non ho nulla a che vedere con l'omicidio Casillo, a mio parere la camorra non c'entra nulla, appresi della morte del Casillo dalla radio, non ricordo dove mi trovavo, in quel periodo ero latitante e mi rifugiavo in diversi posti, non so dire se mi sono mai rifugiato in Cardito, Cardito sarebbe una località del Casertano. Confermo che Pasquale Scotti lo conoscevo solo di nome. Non ho conosciuto Giovanna Matarazzo, né prima né dopo la morte del Casillo. A Roma non ho mai incontrato Vincenzo Casillo, l'avevo conosciuto in precedenza a San Giuseppe Vesuviano. Oh, e poi qui ha fatto una dichiarazione a modifica delle precedenti dichiarazioni. Anzi, intendo adesso modificare le mie dichiarazioni. In effetti io conosco Pasquale Scotti. Ricordo che qualche giorno prima della morte del Casillo io mi trovavo a Milano. Lo Scotti venne a Milano e ci incontrammo. Scendemmo in macchina insieme verso Caserta. Lo Scotti aveva una Maserati. Verso Perugia la macchina ebbe un guasto e lo Scotti la ricoverò in un'officina sull'autostrada proseguendo verso Milano con un taxi. Al ritorno l'ho accompagnato con la mia macchina, una Volkswagen Jetta. L'ho accompagnato in un paese che potrebbe anche essere Cardito,
ma non lo ricordo. Qui ho dormito in un appartamento insieme allo Scotti. Non ricordo se la mattina dopo e qualche giorno dopo, o qualche giorno dopo, mentre ero insieme allo Scotti, appresi della morte del Casillo. Tutti rimanemmo molto scossi ed impauriti, ci vedemmo anche con altri amici e tutti eravamo piuttosto impauriti, tutti concordavamo sul fatto che la camorra non c'entrava nulla, in quanto il Casillo era stimato e ben voluto da tutti. Escludo che vi fossero dei contrasti tra Cutolo e Casillo. Non ho mai sentito parlare di ammanchi di somme addebitati al Casillo. Non ho mai sentito parlare di un interesse che il Casillo voleva. No, non ho mai sentito parlare di un'intervista che il Casillo voleva rilasciare al giornalista Marrazzo. Dopo qualche giorno me ne andai a Sant'Antimo perché stavo male. Lì infatti mi feci diversi accertamenti nonché una cura intensiva per il fegato. Non ho mai visto né conosciuto la Matarazzo. Ribadisco che non mi sono mai recato in Roma durante la mia latitanza. Sì. Anche queste dichiarazioni lei conferma? Ho detto prima che ci incontravamo molto frequente con Casillo, ma maggiormente ci incontravamo a Casertano. Ho capito. Va bene, se lei non ha altre dichiarazioni, ci sono domande? No, grazie. No, grazie. Altre domande? Solo una cosa. Che no, mi dica. Comunque sì, io di questo omicidio non so assolutamente niente.